Salve a tutti da Winterfest, benvenuti a questo nuovo video. C'è un nuovo acquisto che finalmente si può ufficializzare, che è quello di Bissek, centrale dell'Olanda della Germania Under 21, alto quasi 2 metri, che giocava nel campionato danese la scorsa stagione. Diciamo, non un campionato molto competitivo, però comunque un giocatore, diciamo, che fa del lato fisico un lato importante del suo modo di giocare a pallone. E non l'ho, diciamo, non ne ho parlato prima perché comunque non c'erano ancora le ufficialità, c'era l'accordo col giocatore, c'era una in prossimità d'accordo con l'Aarhus, che è appunto la squadra che deteneva il suo cartellino. Ancora non è ufficiale al 100% perché il comunicato dell'Inter non è arrivato, però il ragazzo è a Milano, ha fatto le visite mediche, le ha passate, quindi manca solo la firma, anche perché l'accordo c'è con l'altra società. Ci è voluto un po' di tempo perché, diciamo, l'intesa totale c'è da 3 settimane, anche con l'Arus all'incirca. E poi però l'Inter, lo sappiamo, non avendo tantissima liquidità, ha cercato di suddividere la clausola rescissoria con cui l'ha comprato di 7 milioni in 2 rate, e l'ha accettato l'Arus. Ma poi l'Inter ha cercato ancora in un altro modo di economicamente di pagare ancora meno, facendo, cioè non, di pagare ancora meno, di razionarla meglio questa cifra, e quindi di fare un acquisto in 3 rate, nemmeno la macchina, cioè se la compri in questo modo, molto, molto buffo, molto particolare. Quindi acquistiamo Bissek in 3 rate. E con la promessa però di un bonus legato alle presenze, quindi appena raggiungerà un tot presenze, che ancora non si sa, non avendo stipulato il contratto, quante saranno, che appunto ci saranno, credo, 500.000 euro, 1 milione, non lo so, in più rispetto alla cifra pattuita, che sono appunto 7 milioni. Allora, adesso, detto tutto il lato economico, raggiungiamo appunto il lato sportivo, che comunque un centrale, Germania Under 21 titolare. Gioca con Chao, che è il centrale del Milan questa stagione. L'abbiamo trovato anche contro in alcune situazioni. E quindi giocatore molto simile, secondo me, a Chao, ma preso per fare il vice bastoni, cosa che l'anno scorso probabilmente era D'Ambrosio all'incirca, perché se il vice Skriniar è diventato Darmian, in sintesi sì, D'Ambrosio è diventato il vice bastoni, anche se pure Acerbi, quando giocava De Vrij, magari veniva messo a sinistra. Quindi alla fine viene preso per fargli fare quel ruolo, appunto, di interdizione, anche che comunque non credo abbia i piedi di bastoni, ma comunque ha tanto fisico, appunto alto quasi 2 metri, quindi molto utile nel gioco aereo. E vedremo, perché è molto rapido, da come ho visto in molte situazioni, quindi non è il fattore altezza non influisce sul fatto che comunque sulla sua corsa, e anche perché pure il bastone è alto parecchio, sarà quasi 1,95 credo, quindi qualche centimetro in più. Però appunto un acquisto giovane in prospettiva, perché mi pare che un centrale 2001-2002, adesso precisamente non ricordo, però giocando per l'Under 21 della Germania sicuramente più di 21-22 anni non ne ha. Quindi sicuramente un acquisto di cui sono contento, dal lato sicuramente dell'età, del fatto che l'abbiamo pagato relativamente poco, perché magari Aslani e Bellanova già l'avevi pagati di più. È vero che non viene da un campionato di prima fascia, quindi magari il Milan, quando ha preso Kalulu, quando ha preso Chao, giocavano già in Bundesliga, nella Ligue 1, quindi magari non erano titolari, ma avevano una sorta di diciamo professionalità diversa. Non che nel campionato danese non ci sia questa professionalità, però sicuramente a livello tecnico c'è una differenza notevole. Toccherà vedere come si abituerà. Come un po' abbiamo visto con Aslani, come un po' abbiamo visto con Bellanova. Diciamo che Inzaghi è uno che, appunto, sappiamo che quei 14-15, quando li trova, sono quelli, è difficile che fa giocare altri. Però io spero che Bissek avrà le sue opportunità quest'anno. Mi dispiacerebbe il contrario, anche perché giocando tante volte ogni 3 giorni, vi ho visto nel video del calendario, per chi non l'ha visto,
Vi invito a vederlo perché è un'analisi proprio di tutta la stagione in merito, proprio non dico con le date, ma quasi, in merito al calendario dell'Inter e ci servirà Bissek in queste situazioni in cui avremo partite tante volte, il Bastoni non potrà giocarle tutte ovviamente. E comunque poi ovviamente ci sono stati, a parte Bissek, adesso apriamo una piccola parentesi, poi concludiamo il video. Su i rinnovi, sono arrivati tanti tanti rinnovi che secondo me sono stati fatti dopo il 30 giugno, perché mi pare strano che gli accordi ci sono da 2 mesi e siano arrivati tutti il 3, 4, 5 luglio. Secondo me non potevano, per questioni di bilancio, metterli entro il 30 giugno, e l'hanno messi dopo. E, infatti hanno rinnovato Bastoni, Çalhanoğlu, hanno riscattato Acerbi dopo il 30 giugno, e hanno rinnovato De Vrij, hanno rinnovato Carboni, rinnovato Esposito, fratello piccolo che ha giocato con l'Under 20, e quindi hanno rinnovato tanti giocatori. Quindi un Inter che comunque non vuole perdere nessuno a zero, perché Bastoni era a scadenza, Çalhanoğlu era a scadenza, 2024 ovviamente Çalhanoğlu era a scadenza, De Vrij era già scadenza 2023, Acerbi finiva il prestito, dovevamo riscattarlo, l'abbiamo riscattato con quei 3-4 milioni che dovevamo. È vero che per un giocatore 35enne magari sono anche troppi, però rispetto alla stagione che ha fatto, sicuramente per me, per questa stagione, per la prossima, può fare ancora il suo, può dire ancora la sua. Magari non titolare inamovibile, però ha dimostrato di poter reggere Haaland in finale di Champions, quindi non è cosa da tutti che probabilmente al momento è il miglior attaccante al mondo, quindi non è una cosa da tutti. E appunto no, poi appunto in merito a Bissek, ecco, per rapporto qualità-prezzo, diciamo così, secondo me è un'operazione che è stata 8, perché comunque spendi poco, molto poco, sia in totale che rateizzato, perché alla fine l'hai rateizzato, quindi paghi addirittura meno in questo preciso momento, e secondo me il giovane ha potenzialità. Poi vedremo, appunto, ripeto, Inzaghi lo sappiamo, Aslani l'ha usato col contagocce, anche Bellanova un po' più usato a fine stagione, però alla fine con i giovani non ci va tanto d'accordo. Speriamo abbia la sua opportunità di essere lanciato. E niente, quindi il nostro terzo acquisto tra poco firmerà, speriamo ne arriveranno altri e si muova, e che si muova qualcosa sul fattore cessioni, perché comunque si vocifera di Onana e non solo. Vedremo. Un saluto da Winterfest e ci vediamo alla prossima.